Buonasera, buonasera a tutti, illustri ospiti, colleghi e cari amici. Grazie di essere venuti oggi a Villa Taverna per celebrare insieme i 237 anni di indipendenza degli Stati Uniti d'America. La festa di oggi non celebra una grande vittoria sul campo di battaglia o il regno di una grande monarca, magari un'elezione. Oggi celebriamo la firma di un documento che contiene i principi che hanno dato vita al grande esperimento democratico degli Stati Uniti. La Dichiarazione di Indipendenza ha codificato il nostro malcontento nei confronti della Gran Bretagna. Questi giorni sono passati. Riunendo insieme forte argomentazione sulla necessità di dare agli americani un governo indipendente. Quella dichiarazione, firmata il 4 luglio del 1776, rappresenta l'equilibrio tra il diffuso ottimismo dei padri fondatori sulla perfettibilità del governo e la loro profonda diffidenza verso la natura umana. Equilibrio raggiunto opponendo ambizione ad ambizione al fine di garantire la legittimità della democrazia. Quegli uomini riuniti a Filadelfia, allora erano solo uomini, hanno elaborato un ampio ecosistema di diritti e doveri per consentire al nostro governo di reinventare, adeguare e affinare le sue azioni nelle diverse circostanze ed esigenze. Oggi celebriamo una democrazia che ha dimostrato di essere duratura e flessibile, capace di contenere i suoi eccessi, correggere i suoi errori e rimanere saldamente ancorata al principio che tutti gli uomini e tutte le donne sono stati creati uguali. Il Congresso attuale ha tra le sue file un numero record di donne, non abbastanza, ma ne arriveranno ancora altre. Il genio dell'ideale americano sta proprio nella sua capacità di adeguarsi ai cambiamenti. La mia nazione, nata accettando la schiavitù, ha ora un presidente afroamericano. Quando vengono violati diritti e tutele fondamentali a noi cari, il sistema americano è capace di fare il reset. E la nazione che ha visto orrendi episodi di intolleranza continua ad accogliere immigrati e minoranze perseguitate che vogliono partecipare a questo grande esperimento. Oggi celebriamo la promessa sempre viva del sogno americano. Nel corso di questi 237 anni di indipendenza, gli americani sono rimasti ancorati al concetto originario che la nostra nazione doveva essere una città splendente sulla collina, essere cioè un esempio per le altre nazioni. E anche se quell'ideale è venuto spesso meno, il nostro impegno a favore dei principi di libertà e uguaglianza custoditi nella Dichiarazione di Indipendenza ha ispirato intere generazioni in tutto il mondo, compresi gli italiani, a prendere in mano il proprio destino e vivere liberi e uguali. La Costituzione italiana riconosce gli stessi principi democratici di libertà e di uguaglianza, dignità e umanità, di indipendenza a tutela delle minoranze. Nei 152 anni dell'unità, l'Italia ha affrontato le sfide della storia per tutelare e promuovere quei principi vitali al suo interno e all'estero.
e i nostri due paesi hanno lavorato insieme per difendere la democrazia e la libertà del mondo. Questi principi condivisi ci aiuteranno a vincere le sfide interne che stiamo affrontando. Il mio augurio è che l'Italia affermi il suo genio, un genio che non ha solo ispirato il Rinascimento del Cinquecento, ma anche il design e le produzioni di prima qualità che sono stati il volano economico nel dopoguerra. Quel genio deve essere di nuovo liberato per consentire all'Italia di tornare a brillare come dovrebbe, perché può farlo. Sono molto incoraggiato dall'ottima intesa che si è creata tra il Presidente Obama e il Presidente Letta in occasione del G8. Siamo ansiosi di continuare l'intensa e proficua collaborazione con l'Italia al fine di garantire la sicurezza nel bacino del Mediterraneo e ci auguriamo di realizzare con successo la partnership transatlantica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che porterà ad un accordo di libero scambio tra i due maggiori partner commerciali del mondo. Insieme possiamo creare nuove grandi opportunità per le generazioni future di italiani e di americani, in modo da onorare e affermare gli ideali contenuti della Dichiarazione di Indipendenza americana e nella Costituzione italiana. Oggi celebriamo insieme la festa dell'indipendenza americana, ma non posso nascondere che per me, Rose, e i miei figli, anche un momento dolce e amaro. Come sapete, questo è il mio ultimo 4 luglio in qualità di ambasciatore. Sono infatti in procinto di concludere il mio mandato in Italia per tornare negli Stati Uniti, dove assumerò l'incarico di consigliere del segretario di Stato John Kerry. Questi indimenticabili 4 anni in veste di ambasciatore hanno chiuso un cerchio, iniziato durante la mia infanzia romana negli anni 50 e 60. Gli italiani, oggi come allora, mi hanno aperto le loro case e i loro cuori, e Rose ed io vi saremmo per sempre grati della calorosa accoglienza che abbiamo ricevuto. Tra le parole di grande fascino della lingua italiana c'è arrivederci, e in quanto lascia aperta la possibilità di incontrarsi nuovamente. E allora, in questo giorno di festa, lasciatemi concludere dicendo a tutti voi arrivederci. Viva l'Italia, viva l'America, grazie di cuore e tutta una buona serata. Grazie. E adesso vostro hamburger si sta aspettando. Grazie.